Abbiamo sentito che soprattutto in questi ultimi anni c'è una grande ricerca di spiritualità, bisogno anche di provare delle esperienze nuove, diverse. Come hai iniziato a vivere questa esperienza? Io posso dire che avevo un tipo di domande, e queste domande hanno incontrato delle risposte. Il tipo di domande che io mi ponevo erano diverse dalla solita domanda che c'è nell'Occidente, che è: io esisto, chi mi ha creato? Io esisto, perché sono stata creata? La mia domanda era diversa, la mia domanda era: perché sento e percepisco di esistere? Questo sentire è una realtà o è una illusione? Quindi io avevo delle domande diverse e penso che da sempre ogni tipo di società, ogni tipo di gruppo di persone si sia posta le stesse domande sull'esistenza, ma le ha formulate in due modi diversi. Per cui il primo filone ovviamente risponde attraverso una ricerca religiosa, in cui c'è una religione teistica, in cui è necessaria una fede. E invece c'è un altro gruppo di persone che trova altre risposte, perché ha formulato la domanda in un altro modo, e questi sono i buddhisti. L'insegnamento del Buddha ha appunto dato delle risposte a queste persone che ponevano le domande in questo modo diverso. Dopo ci E io spiegherà. ho incontrato le mie risposte durante una conferenza proprio qui a Brescia, al San Carlino, nel 96. C'era questo insegnante buddista molto famoso nel mondo, tra l'altro, ma qui in Italia non tanto forse, oggi un po' di più, era Lama Olenidan, e io sono entrata e lui mi ha dato le risposte, mi ha indicato una via. È una filosofia, una psicologia o una religione? Perché è importante far capire che il buddismo, prima di tutto, non è una religione. La religione prevede un Dio e una fede in un Dio che ci ha creato. Il buddismo non parla di Dio, è un insegnamento sulla conoscenza della mente, della vera natura della mente, di come funziona. E quindi io non posso, ma non solo io, catalogarla sotto il vocabolo religione. Filosofia nemmeno, perché anche se il buddismo ha un impianto filosofico di una logica strettissima, noi sappiamo che la filosofia di per sé è una visione del mondo, no? È una visione, è una speculazione. Il buddismo ha indicato come realizzare una visione. Quindi al limite possiamo dire che è una filosofia a due punti sperimentabile, che è un po' in contraddizione. Non è una filosofia, perché il Buddha ha indicato l'insegnamento e poi ha anche detto: io adesso vi insegno come raggiungere questa visione, come realizzarla. E non è una psicologia, perché la psicologia tende, ed è il fine è molto buono, è di grande beneficio, a reintegrare le persone all'interno della società nelle loro relazioni interpersonali, no? Il buddismo invece intende, per chi vuole, liberare le persone, quindi è molto radicale. E il buddismo parla non di integrazione sociale, ma di liberazione e poi addirittura di illuminazione. Io Quindi è vorrei, una via di conoscenza. se in maniera sintetica ma altrettanto esauriente, può spiegarci i punti cardine del buddismo. Intendo magari il ruolo della meditazione, quello dell'insegnante. I punti cardine del buddismo sono stati dati dal Buddha subito dopo la sua illuminazione. E questo è avvenuto 2580 anni fa, quindi qualche secolo prima rispetto alla datazione del nostro calendario. Lui ha spiegato che la nostra percezione Vediamo dell'esistenza. anche delle immagini in questo Ah, momento che bene. l'accompagnano, Questo è il mio prego. insegnante, Lama Olenidal, che sta tenendo una conferenza qui al San Barnaba a Brescia. E lui ha spiegato, il Buddha, che la nostra percezione dello spazio è sfalsata, perché noi ne abbiamo paura. Noi continuamente sentiamo una separazione fra noi e tutto il resto. Ci siamo
imprigionati come in un involucro, ci siamo identificati in un corpo, in un sé, e continuamente viviamo questa sofferenza, questo disagio, questo attrito, questo conflitto fra il mio corpo e gli altri corpi, anche i corpi degli oggetti. Tutto questo determina una forma di sofferenza a vari livelli, mentale, fisica, ma anche la sofferenza della morte, della vecchiaia, certo, della malattia, di ogni cosa che continuamente cambia. E il Buddha ha detto che questo stato della nostra mente è determinato da un motivo ben preciso, che lui ha chiamato karma, questo famoso karma. Se ne sente tanto parlare. Che significa semplicemente causa ed effetto, e cioè noi con la nostra stessa mente poniamo continuamente dei semi sempre più forti di questa percezione di separazione, di vita in vita. E poi rinasciamo perché abbiamo sempre questa percezione di aver paura dello spazio, di volerci proteggere, quindi ci determiniamo in un corpo, ci solidifichiamo e continuamente così in un circolo vizioso di rinascita, morte, sempre per questo, questa non fiducia nello spazio, ci determiniamo dividendoci. La cosa importante è che il Buddha ha detto che c'è un metodo per risolvere questo, per raggiungere cioè uno stato della mente in cui non c'è più separazione, è uno stato della mente di infinitezza, no? Di spazio totale in cui c'è la gioia, e questa capacità di gioire, questo è importante da dire perché è la nostra stretta di mano col cristianesimo, questa capacità di gioire determina in una mente risvegliata una capacità spontanea di essere continuamente di beneficio per tutti gli esseri viventi. Ma non solo, la quarta cosa che lui ha detto in questo primo insegnamento, lui ha detto poche parole semplici ma molto importanti, cioè io ve lo insegnerò, e non è poco. Prima di morire lui ha detto proprio a tutti i discepoli che erano intorno a lui, ha detto io vi ho dato tutto, ha proprio fatto questo gesto con la mano, non ho tenuto niente in un pugno chiuso, vi ho dato tutto. E un'altra cosa importante ha detto, non credete a tutto quello che io vi ho detto perché ve l'ha detto un Buddha, ma sperimentatelo voi stessi, perché la via di conoscenza del Buddha presuppone l'esperienza. Un giornalista ha chiesto al mio insegnante, alla Mole Nidal, ma lei cosa vorrebbe che scrivessero sulla sua tomba, no? L'epitafio. E lì c'erano tutti gli studenti intorno, perché poi abbiamo parlato, no, fra di noi, e qualcuno aveva pensato, ma adesso lui dirà, qui giace colui che ha fondato più di 500 centri buddisti in tutto il mondo, è la rete più vasta di centri buddisti nel mondo. E invece lui ha guardato il giornalista e semplicemente ha detto, io vorrei che ci fosse scritto, ha reso le persone indipendenti. Questo è l'insegnante buddista. Non è una cosa da poco. Un'ultima domanda prima del blocco pubblicitario. Questo avvicinamento cambia davvero radicalmente la vita di una persona? Certo che sì. Certo che sì, perché meditare significa diventare consapevoli. Meditare significa fare spazio. È una nuova abitudine. La meditazione è uno strumento. Noi abbiamo la mente piena di abitudini. E noi cosa facciamo? Con questa metodica mettiamo una nuova abitudine nella nostra mente. Non avere paura dello spazio, fare più spazio. Perché lo spazio è ricchezza e ci sostiene, non cadiamo in un buco nero. E tutto il training è su questo. E questa consapevolezza poi, dalla meditazione formale, seduti, viene portata in azione nel quotidiano, continuamente. Un buddismo in Occidente? Buddismo in Occidente, una forma laica. Ci saranno sempre le realtà monastiche, sì, ma per preservare i testi, la sapienza, l'insegnamento, la vera realtà è quella. Per quanto riguarda invece buddismo e scienza, la scienza ha sempre e non fa altro che avvalorare giorno dopo giorno con le sue scoperte scientifiche ciò che il Buddha ha già detto tantissimi secoli fa, le ultime scoperte, i neuroni a specchio, le particelle correlate, è incredibile perché i neuroni a specchio funzionano proprio come le nostre meditazioni buddiste.